Ciao a tutti, da Svitagon74, siamo sempre qua. Aspetta, no, non va bene. 1, 2, 3, via. Ciao a tutti, da Svitagon74. Aspetta. Sento una musica. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. Questo era il nostro amico Nikos. Bene, dopo averci deliziato con questa bellissima intro iniziale, il vecchio è il vecchio Nikos, adesso è Ben Malak detto Nikos. Non mi entra in testa. È Ben Malak detto Nikos. Ben Malak detto Nikos. Allora è Ben Malak, ma Ben Malak è lungo però. Ben Malak. No. Ora di solo Ben. Allora Ben. È stato Ben. Esatto. Stiamo tutti ben? Voi state ben? Allora, Benjamin Franklin. Che missione facciamo ben ora? Allora, vedete, allora, devo sempre decidere io. Sì. Siamo sul suo canale e decide l'ospite. Faccio decidere l'ospite. Giusto, no, come... Esatto, giusto che è così. È vero, giusto, è vero, dai. Non ci stavo pensando. Io l'ho detto a quest'uomo. Gli ho detto, guarda, mettiti lì, allenati, fammi vedere che. In questi giorni che non facciamo nulla diventi il numero uno. Cosa mi risponde lui? Ma io sono un uomo impegnato, cioè ho avuto da fare tutte le scuse. Ho dovuto quindi giocare anche con Route 97. Quindi oggi non ci sarà nulla di nuovo. Io sarò una potenza e Svideo Game. Io mi stavo perdendo come al solito. Sparerà alle lucciole, perché io tutti i video che vedo lui è lì, spara, non si sa chi, ma spara. Quindi comunque io ho un nuovo Warframe da potenziare, perché ce l'ho a livello 0 ed Ember, come avevo parlato. Questo qui è il Warframe de Fuego, e sappiamo che e sanno ma dove cavolo sei? Aspetta che ti raggiungo dove c'è il punto A. Sei dietro la cascata. Allora io devo fare come Hansel e Gretel, no, lasciare le briciole del pane. Perché non è possibile che io tutte le volte, come non trovo un tubo. Cioè lui mi ha visto cadere in quel tubo. Mi ha visto cadere, però non, cioè ci stava cadendo anche lui, però no, ha deciso di prendere l'altra strada. Ma io non capisco da dove sei passato. Ti vengo sempre, ragazzone. Sarà qua, di qua sei passato. Ero perso. Tipo, c'è uno che ha scritto Svideo Game incapace in cinetta, fa perdere tutti. O te adesso devi farti anche la sentinella, che così ti raccoglie la roba lei. In che senso mi devo fare la sentinella? Fatela tu. Quel robottino che ho fatto io. Ma sì, allora, sì. Allora, è quella che è. Già siamo messi nel modo in cui siamo, perché io domani qua giù ho la notte rosa, quindi... Sì. Sarà incasinatissimo. Domani sarà un delirio puro. Delirio puro. Tu sei devastato dal lavoro, devastato. Quindi... sappiamo che sarà difficile. Dov'è? Siamo qua, cadi, guardami. Steo Chaos, ok, e scendo giù. Eccoci, è bello che qui abbiamo finito, capito? Cosa avete finito di fare? Aia. È possibile. Ma che casino, allora, ma che casino assurdo. Ma che lavoro. Dai Svideo, dove non sei? Non si capisce niente. Ma non è che c'è da capire, non capisco. Dove sei? Ma per l'amor del cielo. Allora, andiamo qui. Ora, adesso io mi sto anche trattenendo nello smadonnamento, perché se no devo mettere la cantante. Esatto, ciccone. Tutte le volte vedo ecco. quella cantante che esce nei video, e io non me la accorgo. Io, ragazzi, i romagnoli non se ne accorgono quando fanno queste cose. come un bresciano è un intercalare usare la parola che inizia per F, per noi l'intercalare sono quelle.
quindi non ci possiamo fare niente, siamo nati così, se arriviamo nell'imprinting. Basta guardare uno che segue il moto mondiale, tipo guarda Valentino Rossi, guarda un Iannone, un chiarissimo Simoncelli nei video, e vedrà che è intercalare. Non facciamo apposta. Cioè, infatti ormai i preti con noi hanno capito che siamo cause perse, quando ci confessiamo pure magari parte. Cioè, te dico, perché è normale che sia così. Qua. Comunque, Svideo Game aveva detto che aveva un... Volevo parlarvi dei tuoi film, sì, perché, esatto. Perché no, io mi sto come al solito incastrando dappertutto. Il bello che allora la missione è escavazione, no? Escavazione, scavo. Lui si scava da solo la fossa, sì. Capito? La missione è questa. Cioè, io che sto facendo la vera missione, è lui che cerca di scavarsi la fossa da solo. Ma io veramente, ma no, questa qua non sarebbe neanche da mostrare alla gente, sta partita. No, io non ti posso venire a prendere, io non posso perdere, io qua sono da, guarda qua quanta gente c'ho da far fuori. Se ci mancherebbe. E comunque si potrebbe, qual è l'ultimo film horror che hai visto? Guarda, si possono fare i nomi dei delle trasmissioni televisive, sì, no? Sì. Sì? Sì, o c'è il copyright. Ma no, perché? Allora, aspetta, prima ti vengo a prendere, perché per l'amor del cielo. Cioè, il buco è qui. Qui. Ah, salve. Qui. Qui. Ma poi sei tutto strano. E quello di Ember, Questo qui, sì. Adesso ancora devo sbloccare tutte le abilità, perché si bloccano tutte. Io voglio salutare Plain Cypress, che mi ha consigliato di prendere il... Excalibur, Escapellibur. Sì, ma Excalibur sono uno dei primi tre, ma sì, Mag è buono, ma devi saper usare, ovviamente in mano a Svideogame, e quindi neanche da spiegarli. Tu usa le abilità, sicuramente quando guarderò il video lui avrà energia 150 su 150, ecco, le usa a caso. Io non ho più parole. Oggi c'è, vabbè, abbiamo la scusante che Sviglio sta poco bene. Sto poco bene, ragazzi, stasera. Quindi perdonatevi, già faccio schifo quando sto bene, quindi figuriamoci. Ecco. Non diciamo tutte queste cose, però. Ma sto bene. Lasciamole alla gente che deve vedere, perché il video è da vedere. No, ma se io adesso vedrò cosa tagliare, ma se la prima parte la tengo tutta, cioè vedono allora, che non vado da nessuna parte. Allora, non perdiamo tempo. Di cosa stavamo parlando? Di film horror. L'ultimo che ho visto. Allora, sinceramente, adesso la forza di vedere film faccio veramente, veramente fatica ad averla. Comunque, l'altra sera davano Ouija, che ovviamente sono gli ultimi film, una bella cacata di film. Ecco, ma perché ne ha fatto più di uno di Ouija? Ma allora, metti subito il beep, perché per me gli ultimi film horror sono una cagata pazzesca. Salutiamo Paolo, grande Paolo Villaggio. Sei bravissimo, bravissimo uomo. Era oltre. Grandissimo attore. Eh sì. Però purtroppo ci sa, i migliori ci lasciano. Ma lasciano una grande eredità, perché Fantozzi, Fracchia. Eh sì, rimarranno comunque meno celeberni, perché comunque di lui si ricordano quelli, ma ci sono tanti altri. Infatti io speriamo che me la cavo, ho fatto... Esatto, in quello lì dove non è un film dove si scherza, ma... No, allora, ho fatto anche film più drammatici. Perché stavamo parlando di... Film dell'orrore. Film horror. Allora, il film per eccellenza mio, che proprio mi fa impazzire, mi piace, è L'Esorcista. Il primo ed unico vero, perché non lo so, è qualcosa di speciale. Sì, certo, dicono che traumatizza di quelli là, ovvio, se lo guardi da solo a 10 anni posso capire. Se lo guardi a 18 e già è la tua maturità comunque nelle cose e in quant'altro, capisci che è un film. E ovvio, poi i credenti possono veramente credere che queste cose succedano, ma la maggior parte delle volte, anzi quasi sempre, per io che di queste cose non ci credo, sono tutti fattori psicologici di persone che non stanno bene, come in alcuni film si fa vedere che tipo uno viene posseduto e si suicida. È una
secondo me è una specie di scusa, perché adesso ovviamente non facciamo discorsi fisiologici perché stiamo giocando e quant'altro, ma chi commette questi atti è perché ha un problema psicologico e anche vabbè, non dopo scavo troppo, diventa un discorso troppo complicato, capito? Non vorrei dire cose fischi per fiaschi che qualcuno capisse A per B e quant'altro. E per C. Però esatto, anche quello. Però quello è il mio pensiero. E però sì, secondo l'esorcista è un grandissimo film. Dopo ovvio mi sono documentato su quello che è accaduto, che sul set è successo di questo, di quell'altro, di quello di giù, di quello di su. Quelli io le chiamo casualità, e quindi anche su quello, che fanno per fomentare comunque anche come tratto da una storia vera. Sì, se fosse vero, penso che la gente evita di andare in quei posti, invece molti vanno a visitare quant'altro, e quindi dai. Però c'è chi crede nel paranormale, quindi è lecito credere in ciò che si vuole e quant'altro. Perché, per dire, dato che siamo qui, che parliamo comunque del film Esorcista, è una cosa in cui si crede o non si crede. Se ti dicessi, guarda Svidio, quella parete è appena verniciata, non toccare, tu, curiosità, la tocchi per vedere se è verniciata o meno? Ma io no. Mamma mia, stasera fa un discorso, lui arriva, io no, a posto, non lo faccio. Ma scusa, mi sporco. Sì, ma se non mi credi lo vuoi provare con mano. Perché non dovrei crederti? Perché ognuno crede in ciò che vuole, come ma io di te mi fido. Ok, ecco, vedi, allora non va bene, non ti devi fidare sempre. Beh, sempre no, però perché se dico Sviglia buttati in quel burrone, no, vedi, te no. Mi fido. No, ti fidi. Lì no, ma il burrone non ci va. Faccio Sviglio, scavati una fossa, tu ti fidi, te la scavi la fossa, come hai fatto prima, ecco. Invece la serie Nightmare del profondo della notte, Freddy Krueger eccetera, lì piace? Comunque quello che stavo dicendo, nel senso, sì, finisco il discorso, sì, finisci il discorso, giusto, scusa, un simpaticissimo. Io non ho, se voi dite alla gente che c'è un uomo invisibile nel cielo che ha creato l'universo, ci credono, capito? Quasi tutti ci crederanno. Se invece tu dici alla gente che la vernice non è ancora asciutta, dovranno toccarla per essere sicuri, quello che volevo dire. Ma non è vero, capito? Ma non è, sì, vero. Invece ma, è vero. Ma perché se la gente. Ma se c'è un cartello panchina con vernice fresca, la gente non si siede, scusa. No, che non è ancora asciutta. La curiosità, ti dici non è ancora asciutta. Uno tocca per sentire, quindi tocca, e quindi è un dato di fatto. O meno. Sì, è un po' come per dire, questo seno è di silicone o è naturale? Aspetta che io tocco. Scusa. Portare a casa, immagazzinare questa esperienza e portarla a casa. Quindi può essere che sia una natural, che sia rifatto, che non sia rifatto. Io tocco, tasto con mano e poi... posso dire sì o no, vedi, devi toccare con mano per dare la conferma, non vai sulla, non credi che sia così o non cos'ha. E comunque stai dicendo Nightmare profondo rosso, dici? No, Nightmare, cioè profondo rosso, sì, mi sono confuso io comunque con... Sì, puoi parlare anche di profondo rosso, grandissimo. Profondo film. Rosso non l'ho mai visto. Male. Sì, anche se mio babbo mi fa, me devi guardarlo, non ti scavo la capa. Come si chiama lui? Dario Argento mi fa cacare. E ho preso le bastonate, è giusto che sia. Ma i primi film di Dario Argento erano incredibili. No. Dopo sì, certo, sì, se hai no, visto i nuovi, ok, fanno cagare. Ma... Vabbè, ma il declino dei grandi proprio. Allora, Nightmare, sì, ho visto... I primi, vabbè, anche i primi Nightmare, diciamo che facevano abbastanza cacare, però vabbè, ovvio, perché erano antichi e... Ma va, e ovviamente no, il primo è un capolavoro, boh. Ma perché io il primo non l'ho visto. Il primo,
prima si vedeva di meno, vedi il mostro, vedevi proprio i graffi, vedi Cosma, Comunque, No, il primo è molto bello. scusate lo sbadiglio. Comunque, grazie per essere venuto a salvare. Cioè, te fai i cavoli tuoi, ti fai e lasci morire gli amici. Ma ho visto che è morto Ma qualcuno. dai, ero io. Ma io l'ho Quindi, preso dal comunque, tuo discorso, c'era no? Night. No, io Sono di serie horror. Vabbè, horror. Ho visto. Beh, non è horror, ma tipo vampiresco. Blade, non so se la mappa Ah, d'antico beh, sì, ma turno. quello è action. Quello mi piace molto, quello mi piace molto. Sì, carini, carini, vari Blade. I primi due, il terzo mi ha mandato. Blade Sì, Trinity? il terzo mi ha perso un po', anche se. Eccolo, Di guarda, mamma. sanguinamento. Ma io c'è. Si è autoammazzato nel magma. Ma io ho visto, ho letto un dissanguamento, volevo. Eh sì, ero io. Appunto. Vabbè, la Volevo missione è finita, ma salvarti. questi qui stanno mollando, Meno male missione che è finita. morto, te lo dico. Sono io. Dobbiamo andare Rianimazione, rianima, rianima. all'uscita. All'uscita? Che sì, qua ci stanno Ok. spaccando in due, ci stanno spaccando. Aia, Poi io dato aia, sono fa ancora al male. livello 3 di Ember e quindi devo potenziarlo. Se avessi. Oh cavolo. Dove sono? Ho sbagliato strada io stavolta. Se lo avessi di livello potenziato, tipo già al 30, farebbe paura. È bello perché tipo spacca di brutto. Ma non riusciamo a tenere un filo logico, visto? Cioè passiamo da una cosa all'altra. Allora. No, perché sai perché? Sto sia giocando e pensando È a quale difficile. film, a quale altra serie horror io possa aver visto. Prova a farmi dei nomi. Vabbè, So, la saga di So, quello non è l'enigmista. oro, quello è splatter. Vabbè, insomma, no, ma io direi Ma no, che hai voluto può fare il star puntiglioso. Adesso nell'horror. sono anch'io Thriller puntiglioso. horror. Vabbè, sì, solo ho visto. Non li ho visti anche quelli tutti, li ho visti Se no, Final frammentati. Destination. Fa cacare. Sì, quello lì effettivamente fa cagare Cioè, veramente. i primi due, poi dopo ho iniziato ad Ma essere. è Poi sono i primi due demenziale, effettivamente è più interessanti, demenziale. poi ho iniziato a scemare la cosa, a diventare Ecco, hai tutto detto il verbo giusto, marketing. scemare, infatti diventa molto scemo. Esatto. Sono solo questo. Evocazione. The The Conjuring, quello mi è Conjuring, piaciuto un sacco, l'evocazione. quello mi è piaciuto. Quello è Il molto primo, bello. il secondo sono andato a vederlo al cinema, ma un po' deluso. Beh, rispetto al primo, Sì, no, sì. il Il primo è primo è veramente molto bello. spettacolo. E Annabelle l'avevi visto? Quello della bambola? Annabelle, oh no, il suo film incentrato su di lei no, ma non mi piacciono quelle cagatine lì, quindi. È uno spin-off praticamente, quindi hanno preso Sì, il pezzo e. non mi Beh, calcolo neanche. era piacevole. Io sono andato a vedere al Sì. cinema, era piacevole. Sì. Vabbè, tu c'è la serata film il sabato. Ma ci vado spesso al Sì, cinema. no, Sì, sì, ma sì, sì. è un bene, è un bene. E gli anni d'oro del grande re, gli anni di epidese di Ramal, gli anni delle immense compagnie, gli anni di Torino sempre in due, gli anni di che belli erano i film. Gli anni di Bidoges come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi.